Quando la carità profuma di santità. Un progetto dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Padova per dare voce a Monsignor Giovanni Nervo e ad altri testimoni di carità, santi e beati della Porta Accanto. Giuseppe Baldo. Tra la fine dell'Ottocento e il primo Novecento, la diocesi di Verona conobbe una straordinaria fioritura di figure religiose e di opere apostoliche che diedero un'impronta inconfondibile e robusta alla vita cristiana di quella chiesa. Una di queste figure fu anche Don Giuseppe Baldo, parroco per 38 anni di Ronco all'Adige, proclamato beato il 31 ottobre 1989 a Roma da Giovanni Paolo II. È un autentico testimone della carità pastorale, di quella carità, cioè, che lega e dona perdutamente e appassionatamente un prete alla sua gente, facendolo diventare un tutt'uno con le necessità dei fedeli, incapace quasi di separare quelle spirituali da quelle materiali. Dal popolo dei campi, umile, paziente e allenato alla fatica, erano le sue origini. Sesto di 9 fratelli, 6 dei quali morti prematuri, Giuseppe a 16 anni entrò nel seminario di Verona. Sua madre lo ammonì: «Ricordati che ci sono due sorta di preti, o prete buono o niente». Venne ordinato prete giovanissimo a 22 anni nel 1865. Fece il vicerettore del collegio vescovile per 11 anni, rivelandosi un vero educatore dei giovani. Nel 1877 divenne parroco di Ronco all'Adige, nella Bassa Veronese, e vi rimase fino alla morte. Il Papa Giovanni Paolo II, nel giorno della beatificazione, volle ricordare ai fedeli di Piazza San Pietro le parole che Don Giuseppe aveva rivolto ai suoi parrocchiani il giorno del suo ingresso come parroco. «Sono così toccanti che meritano di essere lette. Sono il vostro parroco, vostro, dunque tutto per voi. D'ora innanzi voi avete una nuova proprietà, un nuovo cuore, cui avete diritto di fare appello, una nuova anima che per assoluto dovere dovrà soffrire con voi, per voi agonizzare. Giovani, vecchi, poveri, ammalati, siete i primi che io porto nel cuore. Credetemi ed accettatemi tutto per voi di giorno, per voi di notte. La giornata più bella sarà quella in cui potrò aver donato a Dio un'anima. Giuro e prometto che non cercherò niente più che la salvezza delle anime». Con questo programma in cuore, Don Giuseppe, giorno dopo giorno, con una fedeltà amorosa e creativa, visse in mezzo alla sua gente, intrecciando iniziative squisitamente spirituali con le risposte alle necessità immense di carattere sociale, economico, sanitario, culturale che caratterizzavano la vita del paese. Eccone alcune: la quotidiana vita spirituale della parrocchia, la cura del culto e della casa di Dio, la composizione di un catechismo per i ragazzi e gli adulti, gli orientamenti per gli emigranti, una scuola ginnasiale per i ragazzi, il sodalizio delle ancelle della carità per l'assistenza domiciliare ai malati, l'asilo infantile gratuito, la scuola di lavoro, la biblioteca circolante, la società operaia di mutuo soccorso per difendere la gente dagli usurai, un piccolo ospedale per gli infermieri della zona, un ricovero per anziani, la Cassa Rurale Cattolica, l'Associazione delle Madri Cristiane e il Comitato Parrocchiale Uomini, collegati con l'opera dei congressi. Ma l'opera più grande e la più indovinata per il consolidamento di tante attività fu la fondazione delle Piccole Figlie di San Giuseppe. Come il contemporaneo Don Ascimbeni, fondatore delle Suore della Sacra Famiglia di Verona, anche Don Giuseppe inizialmente aveva cercato aiuto presso altre congregazioni religiose veronesi per sostenere e dare continuità alle varie sue iniziative parrocchiali. Non trovandole, si fece lui stesso fondatore, facendo appello alle giovani del paese che egli seguiva e conosceva ormai da vari anni. Ebbe la fortuna di trovare in alcune di esse delle pronte e sagge collaboratrici. Tra di loro, Clementina Ippolita Forante, che fu la prima madre generale. Il 13 ottobre 1894
diede avvio con il primo gruppo di postulanti alla nuova famiglia religiosa, che doveva dedicarsi principalmente alle opere parrocchiali, all'assistenza agli anziani, agli ammalati, ai bambini e ai giovani. Ed ebbe inizio una storia luminosa e feconda, viva anche attualmente in Italia, in varie zone di missione e nel mondo intero. Don Giuseppe Baldo, al chiudersi della sua vita, fu chiamato dal Signore a condividere anche il calvario della sofferenza fisica, e in maniera acuta e prolungata. La morte arrivò dopo 22 mesi di sofferenza dovuta al diabete e al morbo di Werloff, una dolorosa malattia del sangue. Dal volume 100 Santi della Carità dei nostri tempi, curato da Monsignor Mario Morellato per l'opera della Provvidenza Sant'Antonio.